ho il piacere veramente che lui è risparito e che sia con noi con l'Associazione Culturale Fratria. Stiamo portando avanti vogliamo parlare di popoli europei e voglio iniziare con il mio popolo preferito, che è il popolo sudtirolese. Ho il piacere appunto di averti e mi farebbe molto piacere se mi parlassi della tua esperienza di Schutzen. Chi sono gli Schutzen? Perché cosa rappresentano gli Schutzen appunto per Sudtirolo? E poi so, tu, alla fonte, sei il comandante, dunque dovrebbe essere uno momentaneamente che li rappresenta bene. E anche faccio una premessa, e secondo me lo faccio anche, vorrei anche portare appunto la vostra esperienza. Qui in Italia si conosce poco la storia degli Schutzen, e invece mi farebbe piacere parlarne e che tu appunto ne parlassi. Grazie. Sì, ciao Augusto, anche per me è un onore che mi hai chiamato e che hai scelto me di parlare dei popoli europei, però soprattutto poi della mia patria e poi adesso da un anno e mezzo che sono il comandante di questi famosi Schützen che fanno anche qualche volta un po' casino. I Schützen vuol dire in italiano difendere. Allora, Schützen vuol dire difendere. Una volta quando sono nati, nel anno 15, 1511, che sono nati là, il re di Vienna ha detto: voi potete difendere la vostra patria. Voi non dovete andare fuori a far guerra, non so, in altri stati, voi rimanete nel Tirolo e così potete difendere la vostra patria. Di lì hanno difeso la patria con le armi, naturalmente il nostro eroe grande Andrea Sofok ha combattuto 3 volte, 4 volte con i francesi, la quarta volta abbiamo perso, però 3 volte abbiamo vinto contro questo popolo grande che erano milioni di francesi che sono entrati, però i tirolesi lì col carattere e anche la mentalità per difendere la cultura. Anche la nostra tradizione, soprattutto anche la religione, sono riusciti 3 volte a vincere contro questi francesi e anche bavaresi. Andrea Sofo, non so se lo conoscete voi dalle vostre parti, anche lui c'ha la barba, io non ce l'ho la barba perché faccio così, sono tifoso così grande di Andrea Sofo, io ce l'ho la barba perché non ho i capelli in testa, allora mi sono scivolati giù, adesso li tengo qua più o meno. Si deve dire anche che in quei tempi di Andrea Sofo, poi facevano anche tanti italiani parte dall'Italia, non si poteva ancora parlare, però i lombardi e veneziani, quelli di Mantovani, tutti quelli là hanno fatto parte di Andrea Sofo per difendere la patria tirolese, però anche la patria italiana. Parliamo del Mantova e Venezia, così perché i francesi sono entrati anche di questa parte. Il nostro compito oggi dei Schützen è difendere, sempre la stessa, difendere la nostra cultura, la nostra tradizione, anche la nostra religione, però soprattutto anche la nostra lingua. Non con le armi, però con azioni o con vari tipi che scriviamo lettere, che facciamo dei fuochi e così. Io volevo entrare nella storia, è molto interessante, la mia storia, che adesso sono il comandante di più di 6.000 Schützen e Magetentren nel Südtirolo. Io nel 1992 ho fatto la richiesta nella mia compagnia a Caldaro. Dovevi scrivere una lettera perché vuoi entrare nella compagnia. Allora, erano con me 6 altri ragazzi, tutti li hanno presi tranne me. Allora, me nel 1992 non mi hanno preso, devo anche dire che era ben fuori di questo tipico simbolo di un Schützen, perché avevo i capelli blu, avevo tanti tatuaggi già in questo tempo, allora la gente forse per quello hanno detto no, mi dispiace, però tu no. E poi io ero sempre già, l'ho imparato a casa mia. Questo patriottismo. Patriottismo, se parliamo di patriottismo, parliamo sempre che abbiamo
la nostra terra, il nostro popolo, però rispettiamo anche tutti gli altri popoli, anche tutti gli altri paesi del mondo. Questo è molto importante da dire. Il mio papà non faceva parte di Schutz, neanche il mio nonno, però mi hanno sempre fatto capire che non è normale che oggi parliamo ancora il tedesco, o che abbiamo ancora la nostra tradizione tirolese, o anche la nostra cultura tirolese, perché quella sotto il fascismo di Mussolini nel 1920 era tutto vietato. Il mio nonno in scuola si parlava solo l'italiano, allora non potevi parlare il tedesco. E il mio nonno era uno di quei maestri che il pomeriggio, quando i bimbi sono rientrati a casa dalla scuola, hanno fatto scuola in tedesco in una cantina o in un garage o in mezzo al bosco, che così la lingua non viene persa. E per quello io avevo sempre già questo rispetto per i miei nonni, per non solo i nonni, per tutti quelli che combattevano per questo bellissimo pezzo di terra. E poi nel 2006 ho fatto di nuovo richiesta a Caldaro, che poteva entrare nella compagnia, e lì mi hanno preso poi. E poi nel 2014 sono diventato capitano, Hauptmann a Caldaro, era per 3 anni questo Hauptmann, poi sono entrato nella Bundesleitung. Allora Hauptmann era nel mio paese, poi Bundesleitung sono tutti, noi abbiamo più di 144 compagnie nel tutto il nostro paese. Questi sono riuniti tutti nel Südtiroler Schützenbund, e lì c'è la Bundesleitung, lì sono entrato come aiutante del Landeskommandant. Poi Bundesgeschäftsführer, un anno e mezzo fa mi hanno poi votato con quasi 96% come Landeskommandant. Mi piace un sacco, una storia veramente, anche la mia mamma quando mi viene in televisione così mi dice sempre non avrà mai pensato che arriva a questo punto. E la cosa bella del Landeskommandant, soprattutto di noi Schützen, è questa cosa che non veniamo pagati, per quello abbiamo anche il diritto di dire tutto quello che vogliamo. Io adesso non posso più dire i miei pensieri privati, allora quello che pensa il Jürgen Wirtanderland, perché tutto quello che dico io, tranne nei bar o non so, con gli amici, tutto viene ascoltato bene, e poi si sente, ah, l'hanno insomma accomodato adesso, io sono per questa opinione, io, lui ha questa opinione. Io invece sono qua e rappresento più di 6.000 Schützen, allora questa opinione mi va bene. Augusto, mi dispiace anche per il mio italiano, che non è perfetto, però penso che gli spettatori dopo mi capiscono quello che volevo dire. Oh, guarda, ti dico la sincera verità, l'italiano è perfettissimo, non c'è nessun tipo di problema. No, parli bene, tra l'altro sì, non si fa assolutamente fatica a comprendere quello che dici, anzi. Per me è una cosa molto importante, perché io conoscendo la storia, la vostra storia, conoscendo i problemi che comunque non ci nascondiamo, ci sono stati, ci sono tuttora, penso che sia arrivato il momento invece di prenderci e di comprenderci. È un momento della storia che la globalizzazione, sistema liberale, e chi vuole comunque distruggere l'identità dei popoli, non ci dimentichiamo che la libertà religiosa in Tirolo, e la vostra rappresentanza religiosa in Tirolo, è molto forte, una componente cristiana cattolica che deriva appunto da una storia importante, anche grazie ad Andrea Sofer e le sue battaglie che hanno riportato le campane a suonare nel Tirolo, mentre i rivoluzionari francesi avevano messo gli alberi della libertà e non volevano più che le campane nelle valli orgogliose del Tirolo non suonassero. E lui si è sacrificato anche per questo, lui si è sacrificato anche per chi crede, per chi pensa che ci sia un giuramento sacro, che per la mia visione delle cose è meraviglioso, perché voi a giugno, a fine giugno, infatti volevo che mi parlasse anche di questo, perché per me è emozionante vedere le montagne, il Tirolo,
completamente in, a festa con il vostro sacro giuramento. Sì, e beh, sì. Una cosa fondamentale, noi abbiamo perso questa cosa, noi l'abbiamo persa completamente, invece sarà anche per la, no, la vostra forte appunto appartenenza, quando le, non so, correggimi se sbaglio, le Kitschka, le vostre feste col palo, Kitschka. Ah, Kirtok, Kirtik, sì, sono feste che vengono tramandate ai bambini. Ho avuto, sono state le ottobre da voi, quando posso vengo volentieri, e vedo che i bambini vengono tramandate queste cose. Dunque mi interessava comprendere e far comprendere a chi non ha conoscenza la vostra reale visione delle cose. Poi è chiaro che uno può decidere di parlare, chiaro, io sono italiano, sono contentissimo di essere italiano, patriota, il mio tricolore, però è fondamentale che oggigiorno queste cose vengono non abbattute, ma ci deve essere un bene più ampio. Il bene più ampio è la riconquista dell'identità dei popoli, la riconquista dell'anima, giusto, dell'anima dei popoli, perché senza quello non si va avanti. E volevo che mi parlassi della festa del Sacro Cuore di Gesù e perché fate la meravigliosa festa. Sì, ma prima voglio parlare della nostra identità. Noi abbiamo un bellissimo esempio ancora in Italia, che sarà Val d'Aosta. Sì, la Val d'Aosta. Val d'Aosta, se parliamo della Val d'Aosta, si deve dire che loro fino al 1945 parlavano quasi 94 percento questo dialetto francese, non so esattamente come si chiamava, adesso sono arrivati a 15. Da noi è veramente importante non solo la lingua tedesca, però anche tutti i dialetti. Noi siamo partiti nel 1945, eravamo, mi sembra, 85% del popolo tedesco che parlava ancora il tedesco, oggi siamo ancora al 67%, e questo è veramente un bel orgoglio. E noi abbiamo tenuto anche il nostro dialetto, che è bellissimo, anche forse tu, Augusto, non lo capisci, perché non lo capisco neanche io se vado in Val Laurina, nell'ultima valle, o in Val Sarantino, anche io faccio difficoltà, però questa è una bella cosa che abbiamo tenuto anche questa qua. Pari fuochi e sacrifici, che facciamo sempre il secondo, non è sempre il secondo giugno, dipende di von Leich, da Pasqua, no? Viene sempre contato in su da Pasqua, mi sembra 54 giorni dopo Pasqua, così. È nato nelle Freiheitskämpfe, nelle battaglie di libertà contro i francesi. Questi fuochi sono nati, che era più un segno, non c'erano ancora telefoni, non c'era ancora la lettera, sì, c'era il cavaliere che andava, però e quei fuochi sono nati là, che a Salorno sotto hanno visto che arrivano i francesi, allora lì hanno acceso su un punto che si vedeva già a Termino questo fuoco. E poi sempre via, 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 in tutto il Sud Tirolo, alla fine l'hanno capito, attenti, adesso arrivano i francesi, ci dobbiamo organizzare e difendere, poi sotto a Borghetto, anche non solo a Salorno, che sono arrivati. Sono nati qua. Adesso, nel 2020, ti posso dire con orgoglio che una tradizione molto molto importante per tutto il popolo sitrolese, non solo per noi Schützen, perché sono su tutti le società che fanno fuochi in questo giorno. Siamo lì che andiamo su la mattina, sono i giovani soprattutto che si divertono, rimangono anche su, veramente sulle montagne, dove pensi, ma dov'è sta baita là? Lì a destra l'hanno fatto, che fanno la polenta, che mangiano, che bevono naturalmente anche una birretta o anche vino, forse anche due. Non si sa, cantano la sera, e per noi questo è veramente il giorno più importante di tutto l'anno. Soprattutto anche per la gioventù, noi siamo contentissimi che siamo riusciti, dopo del 1809 fino al 2020,
esiste ancora questa tradizione, che tantissima gioventù, che è il nostro futuro, ama questa tradizione. Poi mettiamo su anche tutto il giorno, durante il giorno, la bandiera nostra, quella bianco e rosso con dentro l'aquila. È veramente nei paesi sul Tirolo, in questo giorno è tutto bianco rosso, è veramente. E penso che lo amano anche gli italiani, che lo vedono da Bolzano e così. Perché se noi parliamo di convivenza, io ce l'ho un sacco di amici italiani per la mia professione, perché sono il maestro di sci, c'ho un sacco di amici del Val di Fassa che vengono da noi, nell'Attemar, a Oberhegen, a sciare, anche quelli di Bolzano. Io ho lavorato per più di 4 anni con la squadra nazionale italiana disabili nello sci, sono stato anche a Torino nei Paralimpiadi, avevo anche una volta sì, un piccolo rapporto con una ragazza bellissima italiana di Bolzano e così. Poi quello, se qualcuno mi chiede qualche volta: ma voi cosa avete contro gli italiani? A me lo dice, ma cosa vuoi? Io non ce l'ho niente contro, io amo gli italiani, però non sono italiano, quello sì. E se noi critichiamo qualcosa, non è mai contro il popolo, è sempre contro il Stato. Però io, Augusto, ce l'ho il mio cellulare qua vicino, ti posso chiamare adesso, non so, 20 persone e gli chiedo: ma tu cosa pensi dello Stato, del Parlamento, degli italiani? Danno la stessa risposta, è poi quello è. No, ma vedi, molte volte la gente, no, viene sul Tirolo e poi sentono parlare. Per me non è un problema, no? Per me non è un problema perché io credo veramente nell'indipendenza dei popoli, ma di ogni popolo. Poi è chiaro, le storie particolari si conoscono sempre poco e su questo c'è poca cultura, devo essere sincero, in Italia. Vuoi perché si tende a rimuovere certe problematiche? Vuoi perché è molto più semplice parlare di cose che poi non si conoscono. E molte volte non si conoscono perché non si vogliono conoscere. È importante invece, in realtà, io credo, Jürgen, per me, guarda, veramente sono molto contento di fare questa intervista con te. È importante capire e comprendere molto bene le esigenze dei popoli. È questo che si deve far capire alle persone. Che tu parlavi della fiaccola, no? Della fiaccola che accendevano da Termeno a Salorno. La fiaccola. Non era una fiaccola, erano veramente fuochi sulle montagne. Sì, sì. Sì. No, no, io parlavo in senso, insomma, simbolico. Quel Ah, ok. fuoco accendevano, no? E mi è venuto in mente, guarda, ti dico il Signore degli Anelli, a un certo punto anche sul Signore degli Anelli, non so se hai mai visto il film, hanno acceso i fuochi Sì, sulle montagne. giusto, giusto, giusto. E quel simbolismo per chi comunque è un identitario, per chi comunque si considera padrone e come si potrebbe dire, nell'anima porti fuoco dentro, tu te porti fuoco dentro, tu lo fai perché credi quello che. Giusto. Dunque, per me è importante questo, per me è importante oggi tanto parlare con te, è importante parlare dei simboli, delle anime, dei popoli che governano questo martoriata Europa, perché è martoriata, e adesso parlare di cristianesimo, di cristiani, parlare di Gesù, parlare del Sacro Cuore di Gesù, parlare dei Schützen, o parlare anche di Freiheit, di libertà, è un momento difficile, però sono convinto che invece la gente deve comprendere e perché noi ci chiamiamo fratria. Noi ci chiamiamo fratria perché c'è la fratellanza di comunità, di intento. E a me piace quando voi parlate di Heimat o di Vater, la terra dei padri, no? Quella terra che tramanda. Dunque, Giusto. ecco, per me è Sì. fondamentale. Perché no, noi quello che faccio io a me non mi serve, io posso stare anche a casa, sto benissimo, una moglie bellissima, ce l'ho dei bimbi fantastici, ce l'ho due professioni, ma chi se ne frega? Perché vado dentro a Bolzano 2 volte alla settimana a fare riunioni, che facciamo altre azioni, non mi serve. Però io sono nato così, che forse qualcuno mi ha detto che vivo solo una volta, allora non so se è giusto, sì, poi, però voglio fare anche qualcosa per il mio popolo, ringraziare
soprattutto i miei nonni, però anche non solo per il rispetto dei miei nonni, anche per il rispetto del futuro, per i miei bimbi e per il popolo sudtirolese. Perché penso, io non ho fatto niente nella mia vita. Io mi sono seduto dentro in un paradiso. Io sono nato, non abbiamo mai avuto problemi con i soldi. Noi abbiamo le montagne, abbiamo l'acqua, apro il rubinetto, acqua favoloso. Noi abbiamo i terreni dove cresce tutto. Noi abbiamo le montagne dove tutta l'Europa viene nell'inverno per sciare e nell'estate per fare delle passeggiate. Stiamo veramente bene. E non voglio solo alla fine godiamolo questo qua e far niente, sto a casa, sì, perché io dico sempre per tanta gente la patria è lì dove c'è il cavo dell'iPhone. O Sì. hai capito? Sì, o anche il carta di credito della banca, questo. Ma questo non ha importanza. Io sono sempre già stato, alla fine non sono un tipo romantico, no, no, per niente, però quando la mattina c'ho la fortuna di vivere qua, c'ho la mia casa, sono seduto fuori nell'estate o anche nell'inverno, bevo il mio caffè e vedo le Dolomiti in fronte. Eh sì, a qualcuno devo dire grazie, posso dire anche addio. Io addio 2 volte alla settimana dico grazie. Io non vado mai lì e chiedo qualcosa di Dio. Io dico sempre grazie per ogni giorno che ho vissuto. E questo lavoro che faccio io è anche per dire grazie ai miei nonni e per lasciare qualcosa nella mia vita anche per il futuro. Questo è la mia mentalità. E penso poi, perché il mio nonno era vice sindaco a Caldaro per, non so, 15 anni. Il mio papà era per 25 anni assessore, non so, anche nel comune, no? E mi ha chiesto mio papà una volta: ma anche tu devi entrare in politica, dai, è una bella cosa, dai, vieni con me, andiamo su una riunione. Oggi c'è, arriva qua Durnwalder, il nostro grande capo, Durnwalder, non era ancora capo. Sì, Luis Durnwalder, sì, ok, ero lì e poi lui parlava, sì, con tutto l'entusiasmo, come parla sempre il nostro Luis Durnwalder. E poi alla fine la gente aveva la possibilità di fare domande. E poi il primo ha fatto una domanda: ma scusa, signor Durnwalder, ma la mia opinione non è che è più dalla parte gialla, per esempio, no? Non è gialla. Lui dice: ma sì, è giallo, sì, giallo, sì, logico, è giallo, sì, però poi è arrivato il secondo, ma la mia opinione è che mi sembra più blu. No, logico, anche blu, se guardiamo, guarda qua, blu, e poi è arrivato il rosso, arancione. Alla fine sono andato a casa e ho detto: papà, ma chi sono quei pagliacci? Ma sì, no, alla fine Durnwalder ha fatto il suo lavoro, è un politico. Io non voglio mai criticare i politici, perché anch'io forse avevo la possibilità di fare politica, però ho scelto un'altra strada perché non mi piace entrare in un sistema. A me mi piace più dire quello come è nata la mia bocca a dire quello, forse qualche volta esagero anche, però alla fine l'ho anche imparato che devo stare un pochettino più tranquillo, sono più tranquillo anche perché sono, come ti ha spiegato prima, già nonno, per quello deve essere anche un buon esempio, è così, sì. Deve essere esempio, certo. No, no, è infatti così, purtroppo è la verità è questa qui. Anch'io io ero in politica, ero appunto, ti dico, ero stato sul fronte della gioventù, avevo, però penso che le persone debbano anche comprendere, capire e andare avanti. Io non ho mai accettato tanti compromessi, non mi sono mai interessati. Ho pensato sempre più che, come i Schutzen, per esempio, sono un aspetto culturale importante per la vostra patria. E per me è importante invece avere una visione delle cose che va. Io dico sempre che la mia patria è là dove si combatte, cioè la patria è fondamentalmente una cosa che va difesa, rispettata.
ma è importante anche comprendersi e conoscersi. Dunque, per me è stato un vero piacere comprendersi e conoscersi, Jung. E anzi, mi auguro di fare un'altra chiacchierata. Non ti lascio, dovrei mangiare. Mi ha fatto piacere veramente stare con te stasera. Anzi, mi auguro di rincontrarci di nuovo e spiegare ancora meglio cos'è il Sudtirolo e la gente del Sudtirolo. Ti ringrazio e grazie buona a te, serata. Augusto. Grazie a te, buona serata. Grazie. Molti